tutte ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi un nuovo video e questo qua è il video dei prodotti finiti dell'ultimo periodo. È da tantissimo tempo che non giro questo video, è da tantissimo tempo che non giro un video in generale, per cui ho raggruppato tanti prodotti di svariati mesi e eccomi qui a farvi questo video. Se sentite la voce di Lorenzo, sta qui vicino a me, un po' ride, un po' parla da sé. Se sentite sottofondo qualche altra cosa, sono le canzoncine che molto spesso lui sente dall'altra parte, quindi ci sarà come sempre qualche elemento di disturbo, ma senza perdermi in chiacchiere iniziamo subito perché sono veramente tantissimi prodotti. Parto come sempre dal bagno schiuma. Il primo bagno schiuma che vi faccio vedere è un mio amore di sempre, e lo sapete, ed è appunto questo qua di Palmolive. È il Palmolive con latte e oliva. Questo qua è un 650 più 100 ml in omaggio e lo pago 1,95 euro, 1,80 euro, insomma non vado a superare i 2 euro. Questo qua lo sto utilizzando anche adesso, è assolutamente una conferma, è un prodotto che mi piace veramente tantissimo, sia per l'odore, sia per la consistenza, sia per come idrata la pelle, sia per come fa odorare la pelle, quindi assolutamente è un prodotto che vi straconsiglio. Altro bagno schiuma e altro amore è questo qua di Dove, che è il bagno schiuma di bellezza con profumo di tè verde e cetriolo. Questo qua mi piace tantissimo, lo sapete, utilizzo anche il deodorante di questa linea, questo qua verde, che mi piace tantissimo. Lo pago questo qua 1,70 euro, 1,80 euro, adesso non ricordo nello specifico, ma è molto buono, mi piace l'odore perché è molto fresco, mi piace come lascia la pelle, la idrata moltissimo, insomma ha gli stessi requisiti dell'altro bagno schiuma, e infatti ho anche ricomprato questo qua, quindi ottimo. Poi ancora il bagno schiuma, vi faccio vedere questi qua dell'Angelica. Questo qua è all'olio di macadamia e questo qua è al latte d'avena. Devo dire la verità, preferisco questo qua al latte d'avena come profumazione, perché sono pressoché simili, voglio dire, per come lasciano la pelle, per come la idratano, mi piacciono tanto. Questi qua costano soltanto 90 centesimi e li compro spesso quando non trovo nel supermercato dove io vado queste profumazioni, non li prendo, infatti adesso non l'ho riacquistato perché non c'era nello specifico questo qua, però comunque sono dei prodotti che mi piacciono e quindi sono consigliati. L'ultimo bagno schiuma che vi faccio vedere è questo qua di Neutromed, Sensual Oil col profumo di Monoi e olio d'argan. Questo qua ha un odore veramente molto bello, mi è piaciuto tanto, forse non tanto la consistenza, in quanto era proprio come se fosse un gel, un olio, come se non facesse molta schiuma, se non ricordo, sì, ve ne ho già parlato in un altro video. Questo fra quelli che vi ho fatto vedere è il primo che ho utilizzato, quindi non ricordo benissimo, ma forse un 50 e 50, però una cosa è certa, che la profumazione è davvero molto molto bella, quindi se volete provarlo ve lo consiglio soprattutto per la profumazione. Passiamo alla categoria shampoo. Il primo che vi faccio vedere è questo qua di Head & Shoulders, ed è uno shampoo antiforfora più balsamo 2 in 1, anticaduta, liberi dalla forfora fino al 100%. Questo qua lo ha utilizzato per lo più Luca e gli è piaciuto tantissimo. Io ci ho fatto un paio di shampoo e anche mi è piaciuto come ha lavato i capelli, come li ha, come il risultato finale dei capelli, mi è piaciuto molto, quindi è uno shampoo che assolutamente vi consiglio. E poi vi faccio vedere i miei soliti shampoo di Garnier della linea ultra dolce. Il primo è questo qua con tè verde e le 5 piante benefiche: eucalipto, verbena, ortica, limone e aloe. Questo qua mi piace tantissimo, infatti è quello che ho ricomprato
quello che sto utilizzando in questo momento. Poi questo qua, delicatezza d'avena con crema di riso e latte di avena. Questo qua non mi è piaciuto tantissimo, infatti non lo state più vedendo, l'ho comprato un paio di volte, ma ne sto usando altri che mi piacciono di più, di conseguenza questo qua non lo ricomprerò più. E l'ultimo, che è un amore recente, ve ne ho parlato nell'ultimo video di prodotti preferiti che vi lascio qua in sovraimpressione, eventualmente non l'avete ancora visto. E questo qua all'acqua di cocco e aloe vera, ha un odore veramente bellissimo, mi piace come lascia i capelli, mi piace tantissimo. Questi shampoo li pago solamente 1,25€ e sapete che li adoro. Restando in tema capelli, vi faccio vedere questo balsamo qua, che è un conditioner che ho comprato alla Co-op in Inghilterra, e anche di questo ve ne ho parlato nei prodotti, nel video dei prodotti preferiti del periodo. Questo qua è con tea tree oil e menta ed è un cruelty free con provitamina B5. L'ho pagato solamente £1, quindi circa un euro qualcosa, adesso non ricordo perfettamente il cambio, e è stato veramente ottimo. A parte l'odore, i miei capelli odoravano di menta, una cosa veramente pazzesca, ma mi piaceva anche come lasciava il capello, era facilmente districabile, molto morbido. Questi rumori sono Lorenzo che sta prendendo tutte le bottiglie che vi ho fatto vedere finora e ci sta giocando, quindi ve l'ho detto che ci sarebbe stato il disturbatore, come sempre. Ma comunque questo qua è veramente molto molto valido come prodotto. Non so se alla Coop in Italia si possa trovare lo stesso prodotto, ma come già vi ho detto in quel video, non lo ricomprerò perché non ho la Coop vicino casa, amore. Non ho la Coop vicino casa e di conseguenza non vado alla Coop solamente per questo prodotto. Sempre per i capelli, e questa volta è una maschera, è questa crema rigenerante al burro di karité, un pacco ammorbidente per capelli secchi e trattati. Questo qua è quello che io ho sempre comprato prima di conoscere la maschera di Omea Laboratories, che è da un bel po' che non compro. Infatti questo qua è finito e l'ho ricomprato. Costa intorno a 2,10€. Forse è rimasta un'ultimissima applicazione, ma vabbè, ve lo faccio comunque vedere. Lo pago intorno ai 2,20€, 2,10€, e lo so che è pieno di parabeni, ma non mi interessa. Mi lascia il capello bello, mi lascia il capello morbido. Io lo uso però come balsamo, non lo uso a mo' di maschera, quindi lo lascio stare un paio di minuti. Però mi piace veramente tantissimo e quindi per me è un prodotto consigliatissimo. Poi ho terminato 3 dentifrici. Il primo è questo qua di Colgate, che è il Max Fresh, che ha queste scaglie di menta all'interno che lasciano la bocca veramente veramente molto molto fresca, e quindi questo qua mi è piaciuto come prodotto. Poi ho terminato questo qua, sempre di Colgate, che è quello là classico, insomma. E poi ho terminato questo qui, Deep Clean Whitening, con bicarbonato di sodio. Quello che mi piace di più è questo qua, però ultimamente non l'ho ritrovato e di conseguenza non l'ho preso. Però voglio dire, fanno assolutamente il loro lavoro, sono dei classici dentifrici. Poi ho terminato 3 deodoranti, in realtà ne ho terminati di più, ma non vi faccio vedere i doppioni di quelli che vi farò vedere. Il primo è questo qua di Nivea, il mio amatissimo Invisible for Black and White Original. Poi ho terminato questo qua, che è il Dove Go Fresh, appunto vi dicevo che lo adoro. E poi anche il Dove Invisible Dry. Questi qua sono quelli là che compro e ricompro, quelli là che ho terminato, e c'erano anche dei doppioni che appunto è inutile farvi vedere, ma comunque questi qua sono i miei deodoranti mitici. Poi ho terminato i dischetti struccanti e vi faccio vedere i quadrotti, questi qua di Licia, che con il quale mi trovo molto bene, e poi i miei
classicissimi dei make up, questi qua expert, che hanno la parte anido d'ape. Li pago molto poco, €1, €1,20, e mi ci trovo molto bene. Sempre restando in tema struccaggio, ho anche finito, ho quasi finito, ma comunque ve lo faccio vedere così dopo butto tutto. Ho terminato questo struccante qua di Nivea, che è lo struccante occhi doppia azione, con il quale mi sono trovata molto bene, tanto che l'ho ricomprato. È questo qua bifasico che va agitato e strucca perfettamente tutto il trucco degli occhi, delle labbra. Ovviamente per il viso non lo vado ad utilizzare, ma comunque lo pago €3 e mi ci trovo molto bene. Non riesco a trovare quella di Garnier, che mi piace un pelino in più, però comunque diciamo che uno vale l'altro, e ho preso questo qua. Passiamo al trucco. Ho terminato questo qua, che è il mio fondotinta zero difetti di Vrochet. Questo qua, come si può ben vedere, è bello scavato, appunto, fin quando ho potuto ho scavato. E questo qua, il Beige 200, mi piace tantissimo, sono 4-5 anni che lo utilizzo e mi trovo veramente benissimo. Ne sono sempre vogliosa di provarne degli altri, però poi mi fermo, quando mi è finito vado sempre a ricomprarlo, e anche questa volta ho fatto così. È un prodotto che adoro, lo sapete, non ne parlo più, ecco. Poi ho terminato questo mascara qua, che è l'Infinite Lashes di Wycon. Ha lo scovolino così, con i tre pallini, e è veramente wow. L'ho ricomprato e spero, appena un po' di tempo, di farvi la recensione di questo mascara, perché è veramente top. Ve ne ho anche parlato sempre nel video dei prodotti preferiti, e per me è un super top. Ho trovato un altro ottimo, ottimo mascara, e quindi ve lo straconsiglio assolutamente. Poi ho terminato due ciprie. La prima è questa qua di Sephora, la... come il nome? La Fix & Ma... non ricordo assolutamente il nome, però questa qua trasparente, come potete vedere, è finita, ne è rimasto solo un poco qua, ma comunque non riesco a prelevarlo perché si sfrantuma, quindi mi fermo direttamente. L'ho pagata €11,90 e mi sono trovata molto bene, quindi è un prodotto che vi consiglio. E poi ho terminato questa qua, che anche mi è piaciuta molto, che ho comprato da Primark in Inghilterra e l'ho pagata solamente £2. Questa qua aveva la spugnettina al suo interno e appunto, come si può vedere, è terminata. Questa qua anche mi è piaciuta molto. Come voi sapete, e come vi dico sempre, io ho una pelle misto grassa e comunque devo sempre riapplicare a metà giornata la cipria, perché altrimenti non regge, vado a lucidarmi, quindi di conseguenza trovo più o meno lo stesso riscontro con quella di €15 e con quella di €2, probabilmente perché nessuna delle due è proprio quella che fa il caso mio. Adesso sto provando quella là in polvere libera di Wycon, e ve ne parlerò più avanti, ecco, non mi voglio ancora esprimere perché la sto ancora testando, però per me anche questa qua è da provare, insomma, già ve l'ho consigliata in un altro video. Termino il video con un rossetto, e ho terminato questo qua di una edizione vecchissima di Kiko, ed era il numero 78, è questo colore qua carne, che ho utilizzato insieme in combinazione con un altro di Essence, e il risultato mi piaceva molto. All'inizio mettevo solamente questo, ma poi era veramente troppo smorto, e poi ho iniziato a fare questa combo che mi è piaciuta veramente tanto. Non si trova più, seccava le labbra, quindi chi se ne importa che è terminato, insomma, finalmente l'ho terminato, e quindi lo vado a buttare.
E niente ragazze, il video è terminato, fatemi sapere voi che prodotti avete terminato in questo periodo, mi raccomando spolliciate e iscrivetevi al mio canale così da rimanere sempre aggiornate ogni volta che io carico un video. Io vi mando un grosso bacio, ciao al prossimo video!